Giovedì 5 aprile, la Nazionale Italiana dell'Amicizia ha ricevuto dalle mani del direttore del Carrefour del centro commerciale La Certosa di Collenio, Michele De Luca, un assegno di 51.278 euro. A ritirarlo il capitano Walter Galliano. Volevo ringraziare il direttore di Carrefour Collenio, Michele De Luca, come rappresentante di Carrefour Italia, per questo assegno del concorso Bia Superhero, che con molto orgoglio abbiamo vinto, primi su quasi 300 onlus, quindi i ragazzi sono stati meravigliosi, sono adoperati tantissimo in questa raccolta di bollini. È un importo molto importante e ci permetterà di realizzare un progetto unico al mondo, quindi grazie di cuore. Sì, il concorso praticamente era una raccolta di bollini, per ogni 20 euro di spesa c'era appunto un bollino in premio che permetteva di A, collezionare dei pupazzetti dei supereroi, e B, la cosa più importante, sul retro c'era un codice che aveva un'importanza clamorosa, cioè quello di aiutare delle onlus che come la nostra aiutano bimbi in difficoltà. E nel momento stesso in cui siamo entrati in conoscenza di questo concorso, abbiamo detto: bah, forse è un concorso tagliato su misura per noi, andiamo vestiti da supereroi negli ospedali. C'è la possibilità di fare un lavoro a livello nazionale coinvolgendo tutti i nostri soci sul territorio. Ed è stata una bellissima cavalcata, quindi molto orgoglioso dei ragazzi perché è stata veramente una grande cavalcata. Mi piace definirla una grande cavalcata perché così è stato. E poi vabbè, abbiamo avuto la possibilità di conoscere persone splendide e al tempo stesso di far conoscere la nostra onlus, perché raccontando quello che si faceva è stato molto importante, perché proprio qua in mezzo abbiamo persone che fino a prima di questo concorso non erano soci, ma che conoscendoci attraverso questo concorso hanno iniziato ad aiutarci ad aiutare, quindi un successo su tutti i fronti. La Nazione Italiana dell'Amicizia nasce nel 2012 per aiutare bimbi in difficoltà. Nel corso di questi 6 anni abbiamo conosciuto casi molto particolari, soprattutto ci siamo un po' specializzati nell'aiutare famiglie con bimbi con malattie rare, perché molto spesso purtroppo l'ASL non riesce a seguirli in maniera opportuna, perlomeno non essendoci la nomenclatura della malattia, tante volte è difficile reperire il materiale che poi permette a queste famiglie, a questi bimbi, di avere una vita un pochino più agevolata. In questi 6 anni siamo riusciti a raccogliere circa 500.000 euro e aiutare più di 2.500 bimbi. In questa nostra, diciamo, breve storia associativa abbiamo avuto la fortuna e l'onore di conoscere il dottor Laudati, che si è avvicinato molto alla nostra associazione grazie a Beatrice Naso, che è stata un po' la bimba che ci ha messo in contatto appunto con lui e con il Regina Margherita, dove molto sovente andiamo vestiti da supereroi e principesse a trovare i bimbi ricoverati. Col dottor Laudati abbiamo appunto un progetto molto importante che speriamo di realizzare quanto prima. Il nostro sogno è quello di aprire un centro sportivo per bimbi e ragazzi disabili, dove con l'affitto dei campi la sera possiamo poi appunto sviluppare questi progetti sociali e solidali. Difendiamo il cuore, è un'iniziativa appunto del dottor Laudati molto molto importante, di cui ho l'onore con papà di essere il primo paziente zero. I primi esami del sangue archiviati sono i miei, quindi è una cosa che è un progetto molto importante. Ritengo che la prevenzione, soprattutto nell'ambito cardiocircolatorio, sia veramente importante, potrebbe salvare tantissime vite. Quindi l'idea del dottore è sicuramente un'idea da sposare, da appoggiare, e la Nazione Italiana dell'Amicizia appoggerà e sposerà questo progetto con tutte le sue forze. Nell'imminente abbiamo tantissimi progetti, a parte sabato che saremo in montagna a fare questa quarta edizione di una montagna di amici con campioni per un giorno. Io sto con il Regina, ci saranno tutti i nostri amici sia del rally, insomma il dottor Laudati sarà con noi, ci saranno tanti campioni dello sport, porteremo tanti pazienti oncologici, sempre bimbi appunto ricoverati nelle strutture del Regina Margherita e strutture diciamo collegate come Casa UGI e associazioni simili. Cercheremo di render loro una giornata indimenticabile, ci saranno maestri a disposizione gratuita per questi bimbi per avvicinarli appunto allo sport dello sci, che è uno degli sport ritengo più belli al mondo, proprio perché ti permette di stare a contatto con la natura e di vivere delle emozioni particolarmente diciamo importanti, proprio perché la velocità, la neve, insomma l'aria pura è veramente uno sport magico, quindi è un'opportunità incredibile per loro. Noi saremo lì presenti
con la nostra animazione, alcuni di noi sceglieranno e quindi porteranno magari persone un pochino più capaci di già sciare in giro per il comprensorio, altri saranno al campo base dove appunto faranno divertire i bimbi che invece preferiranno gli sport più tranquilli tipo il bob o giocare a palle di neve e fare pupazzi di neve. Poi abbiamo sicuramente una primavera estate impegnatissima perché incomincia la Champions League della Solidarietà che ci vede impegnati la prossima settimana nella prima tappa in Sicilia dove faremo l'esordio, che Champions League della Solidarietà che si concluderà a Torino con l'ultima tappa a ottobre, dove speriamo insomma di portare sempre tutta la gente che ci segue a supportarci in quest'ultimo capitolo di questa nuova esperienza. Anche la Champions League della Solidarietà sarà un evento che supporta il nostro progetto sportivo di questa cittadella dello sport che speriamo quanto prima di ufficializzare e di iniziare a trasformare in realtà, anche perché sarà intitolata a Beatrice e a Stefania, che sono i nostri due angeli custodi che, anche se non sono più con noi fisicamente, accompagnano ogni giorno della nostra vita sia associativa che personale. Abbiamo vinto il concorso di Carrefour Via Superhero, un concorso che vedeva partecipare circa 300 onlus in tutta Italia e che ci permette appunto di incassare questa cifra importante di oltre 50.000 euro che sarà fondamentale per la realizzazione dei nostri immediati progetti. Quello della cittadella sportiva è al primo posto, chiaramente. È stato un successo importantissimo che dimostra come la Nazione Italiana dell'Amicizia in questi 6 anni sia riuscita a fare rete su tutto il territorio italiano, tant'è vero che i bollini che ci hanno permesso di vincere sono arrivati da ogni regione italiana, dove a oggi, a parte Emilia-Romagna e Lazio, che speriamo di colmare quanto prima questo gap, abbiamo una sede, un club doc della Nazione Italiana dell'Amicizia su tutte le altre regioni del territorio. Il nostro sogno speriamo di farlo sorgere a Falchera, è un terreno che abbiamo, insomma, sono 4 anni che gli facciamo il filo, adesso siamo in gara e speriamo che non ci siano problemi, insomma. Il nostro progetto abbiamo la presunzione di definirlo un progetto unico al mondo e su questo non ci piove, poi non decidiamo noi, però. Come unico al mondo erano Stefania e Bea. Questo è insindacabile. Ci mancano tantissimo e sarà un modo per ricordarle e tenerle vicino a noi ogni giorno.